Buonasera, benvenuti a Cuccioli e Campioni, la nostra trasmissione che si avvia verso la conclusione, come del resto sfuma la stagione del Pescara. Come ogni venerdì vi teniamo compagnia insieme ai ragazzi della scuola calcio. Questa sera abbiamo i Pulcini 2011, insieme a un giocatore del Pescara che arriverà più tardi in collegamento Zoom, e insieme a ospiti in studio che questa sera sono Federica Chiavaroli, presidente del liceo Maior di Pescara. Buonasera. Buonasera. E poi abbiamo Antonio Martorella, ex biancazzurro e pescarese doc, quindi continua a vivere nel nostro territorio, dove si svolge attività di dirigente sportivo. E Antonio, i ragazzi hanno preparato le domande per te, perché stasera ci delizierai con i tuoi ricordi. Grazie a te mille, ciao a tutti i ragazzi. Grazie a te. Ragazzi, io vi saluto, il mister Marco Di Giosaffatto, anche il dirigente Alessandro Di Giorgio e tutti i ragazzi che sono collegati. Per adesso sono pochi, ma poi arriveranno al completo e saranno un bel po' per fare le domande all'ospite della prima squadra. Antonio, un tuo punto di vista su questa stagione che poteva andare sicuramente meglio. Ah, sicuramente sì, con la mancata vittoria di oggi purtroppo si spalancano le porte dell'inferno della Serie C. Dispiace, bisogna mettere nel contesto che in un ciclo storico il Pescara non andava in C da molti anni, e l'auspicio è che possa fare come il Perugia, che l'anno scorso noi abbiamo condannato alla Serie C, ma che è risalito immediatamente in Serie B. Paradossalmente, già sapendo il nostro destino i primi di maggio, bisognerà sfruttare questo tempo per programmare la prossima stagione per un'immediata risalita. Federica Chiavaroli, con la sua scuola è strettamente collegata alla Pescara Calcio, c'è un discorso di collaborazione su più fronti. Sì, con il Pescara Calcio abbiamo un progetto importante, che è quello del Pescara College, per fornire ai ragazzi sia di Pescara sia ai ragazzi che vengono da fuori una offerta scolastica di qualità che consenta ai ragazzi di conciliare con lo studio la loro passione sportiva. E questo Pescara College è diventato un grande attrattore di calciatori giovani a Pescara, perché questi ragazzi che scelgono il Pescara Calcio lo scelgono anche perché c'è una scuola di qualità. Questo a testimonianza del fatto che anche il mondo del calcio, che è stato spesso bistrattato, i calciatori sono stati anche un po' presi in giro per il fatto che non avessero grandi attitudini allo studio, adesso invece mette la scuola al centro anche delle richieste delle famiglie che fanno spostare i giovani, e questa è una cosa molto importante, perché questi ragazzi hanno il sogno di diventare dei grandi calciatori, ma per pochissimi di loro il sogno si avvererà, e quindi la scuola diventa l'ancoraggio più importante per il loro futuro. E quindi unire uno sport di alto livello con una scuola di alto livello è una cosa alla quale le famiglie tengono, e che il Pescara Calcio ha colto anche come opportunità di promozione per reclutare giovani validi nelle proprie fila. Ragazzi, voi come andate a scuola? Bene. Tutti bene? Bene. Mister? Bene. Tutto bene. Bene, tutto bene. Quindi riporterete bei voti a fine anno? Sì, perché studio sempre io. Studio speriamo. Speriamo, sì. Non sei tanto convinto tu? Speriamo. Speriamo. Sono bravi, mister, questi ragazzi? A scuola, in campo, sicuramente sì. Sì, buonasera a tutti. Sì, sono bravi, anche perché l'aspetto poi calcistico, quello che poi notiamo pure in mezzo a campo, va di solito di pari passo con quello che è l'aspetto dell'istruzione, quindi della scuola. Comunque secondo me vanno bene, anche se quest'anno le pagelle non le abbiamo chieste. Perché vabbè, è un anno un po' particolare. Antonio Martorella, come andava a scuola quando frequentava la Pescara Nord, 1976? Guarda, io in realtà avevo un obbligo morale verso i miei genitori, con papà che vedeva di buon occhio la mia attività sportiva, e con mia madre che invece
la penalizzava in qualche maniera, quindi ero quasi costretto ad andare bene sia a scuola che nel calcio, dove probabilmente avevo delle qualità che il buon Dio mi aveva donato superiori alla media. Quindi sì, io alle medie ho preso ottimo, ho fatto un grande biennio al liceo scientifico con una media dell'8 meno, poi mi acquistò il Pescara, il mio impegno sportivo aumentò a dismisura, io al liceo venivo già convocato in prima squadra e quindi il mio rendimento calò, ma non tanto da non essere mai promosso a giugno. Allora, sentite ragazzi, che parole importanti. Lui era uno studente modello, anche un calciatore moderno, è stato un centrocampista del Pescara dall'87 al 93, ma poi ha giocato anche in altre squadre come Spal, Brescello, Pisa, San Marino, Rimini, Savoia. E adesso ragazzi tocca a voi scoprire di più su Antonio Martorella con le vostre domande. Allora iniziamo da Andrea De Renzis, la tua domanda. Allora, hai mai cambiato ruolo nel corso della tua carriera? Allora, in realtà no, ero affezionato alla... Io sono stato un'ala destra, un'ala, e non ho mai cambiato ruolo. Quelle poche volte che ci hanno provato, diciamo che ho fatto un po' fatica ad adattarmi, perché non so per quale motivo, ma giocare ala mi divertiva moltissimo, giocare negli altri ruoli un po' meno. E io volevo mostrare delle casacche che ci ha portato Antonio Martorella. Vogliamo iniziare da quale? Ecco, questa qual è, Antonio? Questa è quella dell'esordio a 19 anni in Serie B col Brescia, la partita finisce 1-0 con un gol mio, una favola che si è materializzata, quello è stato il giorno più felice della mia vita probabilmente. Che emozione ti ha dato segnare a 19 anni? Beh, un'emozione che auguro ai nostri amici pulcini della Pescara Calcio del 2011 che ci stanno seguendo, però perché per un pescarese indossare all'esordio la maglia della propria città ed essere il match winner di quella partita, io penso che sia la compiutezza di tutto quello che un ragazzo sogna da piccolino. Io al testo libero in classe della maestra ci diceva cosa vuoi fare da grande, scrivo voglio fare il calciatore. Quindi quel giorno, il primo ottobre 1989, segna la compiutezza di tutta la mia adolescenza e del mio sogno adolescenziale. Anche i ragazzi da voi scrivono voglio fare il calciatore, immagino, la maggioranza. Assolutamente sì, penso di sì. Io auguro ai ragazzi di di poter coronare il sogno così come ha fatto Antonio. Adesso con Antonio siamo amici di infanzia, compagni di scuola, ma anche di fare quello che ha fatto Antonio, perché Antonio ha studiato, si è laureato e quindi ha portato a termine il sogno di fare il calciatore, ma si è garantito anche un futuro poi fuori dal calcio e dopo il calcio. Io volevo dire un'altra cosa con la quale voglio anche ringraziare il Pescara Calcio, ma tutte le società sportive e gli allenatori in particolare, perché fanno davvero un grande lavoro su questi ragazzi, fanno un grande lavoro sulle regole, sulla disciplina, sullo spirito di sacrificio, e noi notiamo che chi è un bravo atleta è bravo anche a scuola, perché quelle regole, una volta che le interiorizzi per il calcio, valgono per il calcio, valgono per la scuola, valgono per tutto. Quindi questo è un lavoro prezioso che loro fanno per farli crescere come uomini, quindi è una cosa importante. Noi la apprezziamo molto e notiamo che i bravi sportivi sono bravi anche a scuola. E spesso facciamo questa riflessione con i dirigenti anche del Pescara Calcio, che siccome di Maradona ne nasce uno ogni secolo, non lo so ogni quanto, e vale molto di più per i ragazzi impegnarsi, applicarsi, sacrificarsi, perché quella è la strada con la quale diventeranno grandi. È molto più difficile che sarà solo talento puro e sregolatezza, e quindi quella vita lì li ripagherà sia nel calcio che nella scuola che nella poi futuro professionale. Ad integrazione, se posso, di quello che dice Federica, mi piacerebbe lasciare ai ragazzi un motto che io trovo stupendo, che chi ha attitudine per lo sport ha attitudine per la vita, e secondo me questo motto racchiude tutto quello che ha detto Federica. Bello, molto calzante. Sentito ragazzi, fate tesoro di queste parole, adesso tocca di nuovo a voi. Lorenzo Di Baldassarro per Antonio Martorella. Eccomi. Vai. Ciao Lorenzo.
Sei ancora amico con Massimiliano Allegri, visto che hai giocato con lui a Pescara? Guarda, neanche a farla apposta, l'ho visto l'altro ieri a Roma, siamo stati a un pranzo insieme a Roma e quindi sì, sono molto amico, ho avuto la possibilità in questi 5 anni che lui è stato allenatore della Juve di andare molto spesso a seguire proprio allo stadium, allo Juventus Stadium, le partite della Juve e devo dire che un'altra cosa che dà lo sport, in questo caso il calcio, è uno dei benefici che io dico al lento rilascio sono le amicizie che rimangono a distanza di anni, che è una cosa stupenda. Umanamente c'è un sentimento, è un filo rosso che anche se tu non ti vedi per un tot di tempo, poi se ti rivedi con un tuo compagno di squadra a distanza di anni è sempre una festa. Quindi adesso quel gruppo vostro di Pulcini 2011 vi ricorderete più dei vostri compagni che adesso giocate, con cui giocate insieme a calcio, che dei vostri compagni di scuola. E c'è una foto che ci propone il nostro regista Andrea Di Fabio proprio con Massimiliano Allegri. A quando si riferisce questa foto? Penso a dopo il gol con la Juve, immagino. Sì. Penso che sì, eccola qua, qui. Sì. Questi sono gli attimi successivi al mio unico gol in Serie A. Allora, Mila, io in Serie A ho fatto un gol solo, ma l'ho fatto alla Juventus che ha 13 milioni di tifosi, così se lo ricordo. Ti è bastato tutti. Per tutta la vita. Esattamente. E vediamolo questo gol, vediamolo dalla regia questo gol rifilato alla Juventus e poi festeggiato insieme a Max Allegri. Che capolavoro, eh? Sì, questo, tra l'altro quella era una Juve forte che 10 giorni prima aveva vinto la Coppa UEFA con Trapattoni allenatore e il capitano di quella Juve è Roberto Baggio che quell'anno vinse il Pallone d'Oro e la Juve non ha più preso 5 gol in campionato da quel famoso 29 maggio del 1993, quindi trattasi di quasi 27 anni fa. Questo è uno dei tuoi ricordi più belli, immagino, della tua militanza biancazzurra. Altri ricordi indelebili nel Pescara? Ma ce ne sono tanti, la salvezza conquistata contro la Triestina in casa per la classifica avulsa che l'anno dopo ci consentì di vincere il campionato, il galeone 2 con Allegri e Massara in campo, la partita con l'Udinese in casa che ci diede il punto decisivo, ecco, mentre ne parlo c'ho ancora i brividi addosso. Galeone è un altro personaggio a cui sei ancora legato, era un mago con i giovani, è stato, e quindi devi molto anche a lui. Sì, quella generazione che è cresciuta con lui deve molto, tra l'altro da lui sono usciti anche tanti allenatori, perché Allegri, Gasperini, Camplone, forse a memoria ne scordo qualcuno, ma insomma evidentemente il suo sapere calcistico è stato ben trasmesso. Sentiamo adesso Stefano Sarchesi. Che cosa hai provato prima della tua partita professionista? Stefano, grazie alla domanda, perché questa è anche una domanda. Nel sottopasso, tu sei mai stato, hai accompagnato mai la prima squadra in mezzo al campo? Sì, sì. Ecco, quindi il sottopasso dell'Adriatico lo conosci? Sì. Ecco. Io nella prima partita professionista, quel sottopasso, c'avevo le farfalle allo stomaco, come si usa dire, ed era un sentimento ambivalente tra il timore appunto della responsabilità che andavo ad assumermi e la gioia però di esordire con la maglia della mia città. Ma un'altra magia del calcio è che poi quando vai in campo ti dimentichi di tutto, tocchi il primo pallone e ti sembra che sia la cosa più naturale del mondo. Allora io andrei subito sul campo, visto che abbiamo parlato di sottopasso, andiamo sul campo in cui si allenano i Pulcini 2011 insieme a Luca Taseo per intervistare l'allenatore mister di Giosafatto. Mister Marco Di Giosafatto, possiamo dire che il peggio è passato? Assolutamente sì, anche perché stanno arrivando delle bellissime notizie. Molto probabilmente già dalla settimana prossima riusciremo forse a fare anche le tanto amate partite, che sono poi la parte che sta mancando di più in questo momento. Tutto sommato è andata bene, per come erano poi le previsioni all'inizio. I bambini, i ragazzi si stanno comunque divertendo. È normale che stiamo comunque lavorando soprattutto su un discorso individuale,
e purtroppo non potendo effettuare le partite, però nonostante tutto le cose stanno andando molto molto bene. La motivazione è reciproca sia da parte vostra che da parte dei bambini? Oddio, sì, è normale che il discorso poi della partita, che è la parte poi più bella di questo sport, del calcio, che è uno sport di squadra ma di tutti gli sport, e anche noi istruttori, noi allenatori comunque ci divertiamo, però allo stesso tempo va bene anche tutte le attività, e meno male che siamo comunque riusciti a poterle fare nonostante poi quel periodo rosso dove ci siamo comunque purtroppo fermati del tutto definitivamente. Restando per chiudere alla stretta attualità, a questi ragazzi, a questi bambini, se si spiega, come si spiega la Superlega? Oddio Luca, questa è proprio una domanda, ci sono capitato io. Come si spiega? Si spiega, io cerco comunque di trasmettere poi quello che poi è il campo, perché poi loro sono la parte quella più sana. È normale che ancora non riescono a capire tutti gli introiti che gira attorno al dio denaro, quindi questo penso che, come si può dire? Si può dire che qualcuno vuole creare una Superlega appunto con le squadre più forti. In questo momento è meglio lasciarli tranquilli. Meglio lasciarli tranquilli sicuramente. Allora, Federica Chiaveroli, prima si parlava di sottopasso, queste emozioni forti a cui vengono sottoposti dei ragazzi che sono ancora in età scolare. Non c'è il rischio che poi sui banchi perdano la concentrazione con tante emozioni da vivere magari il pomeriggio in cui hanno la partita o vissute il giorno prima? La scuola in questo deve essere brava, perché la scuola non si deve mettere né in competizione né essere antagonista della passione sportiva dei ragazzi, ma la deve accompagnare. La scuola deve essere in grado di comprendere che è un ragazzo che ha un impegno importante, è un ragazzo che probabilmente quel giorno in classe non può dare il massimo e probabilmente neanche il giorno dopo. E nel nostro liceo Maior noi cerchiamo di fare della passione sportiva dei ragazzi un punto di forza per loro, perché li aiuta a crescere più forti, e quindi cerchiamo di assecondarla. Io dico sempre, quando parliamo con gli insegnanti, che non è imprescindibile interrogarli il giorno dopo di una competizione importante, si possono interrogare anche 3 giorni dopo, e quindi se la scuola capisce questo, l'alleanza con i ragazzi diventa un'alleanza fortissima e da loro si ottiene il massimo, perché ripeto, questi ragazzi sono allenati alla fatica, al sacrificio, alle regole, però sono sempre ragazzi e quindi non è che gli si può chiedere l'impossibile, e quindi noi ci crediamo molto, e quindi diciamo abbiamo investito su questa relazione. Rispetto al sottopasso, fammi dire una cosa personale, perché io mi ricordo quello che mi disse mio figlio Filippo, che accompagnò Gigi Buffon, il suo campione, in una partita Pescara-Juventus, quando il Pescara era in Serie A. I bambini accompagnano uno il capitano della squadra di casa e uno il capitano della squadra avversaria. Mio figlio era juventino e gli diede l'onore di accompagnare la Juventus. Accompagnò Buffon e mi disse: mamma, io pensavo di non riuscire a uscire dal sottopasso, mi tremavano le gambe. Quindi io immagino che cosa gli sarebbe accaduto se fosse stato il calciatore, gli tremavano ad accompagnare il suo campione, immagino a quelli che devono giocare. E quindi quando hai chiesto se avessero fatto il sottopasso accompagnandolo, anche a loro gli trema le gambe quando fanno il sottopasso. Un'altra domanda per Antonio Martorella. Daniel Zaccagnini, a quanti anni hai iniziato a giocare a calcio? A 6 anni, diciamo, si istituzionalizza, e voi lo sapete probabilmente perché anche voi avete iniziato con un tesseramento presso una società a giocare a calcio, però a dare i primi calci al pallone credo molto prima, a 3-4 anni già davo i primi calci al pallone sicuramente. E
L'esperienza del sottopasso tu non l'hai vissuta perché all'epoca non c'era questa moda di accompagnare. Eh no, attenzione, perché io facevo il raccattapalle nel Pescara. Ah, quando facevi sotto... quindi diciamo non accompagnavo, perché sì, non c'era all'epoca, esatto, la cerimonia, sì, dell'accompagnamento del calciatore da parte dei ragazzini. Però c'erano i raccattapalle e quindi noi uscivamo con i calciatori, insomma, non è la stessa cosa, è meno emozionante. Però sempre tutti gli stadi, che non lo so, secondo me gli stadi che hanno il sottopasso, che ti portano anche metaforicamente dal basso verso l'alto, una sorta di ascensione spirituale, chiamiamola così. E tu la vivevi quindi con, sì, con emozione. Allora adesso Alessandro Di Giorgio, che è il dirigente accompagnatore, vuole fare una domanda ad Antonio Martorella? O no? Allora, qual è stato il momento più, diciamo, particolare della carriera, il momento più singolare, l'esperienza non più importante, ma quella che ti ha segnato di più? Ah, in positivo, te l'ho detto, il gol con il Pescara. No, in positivo. No, aspetta, è in negativo uno spareggio perso con la Spal che non mi ha consentito di tornare in C. Se invece posso raccontare un aneddoto suggestivo, in un Sampdoria-Pescara, uno sciame d'api si andò a posizionarsi sotto la traversa di Pagliuca. E finì il primo tempo e noi abbiamo iniziato il secondo tempo con 40 minuti di ritardo, perché dovettero chiamare una squadra specializzata dei vigili del fuoco, perché la Peregina intorno a sé era riuscita a coalizzare, a coagulare uno sciame d'api intero. Tu pensa che storia, questo è una, credo che sia un fatto unico nella storia del calcio. Non so se ho risposto alla tua domanda, ma mi sembrava un episodio da ricordare. Che anno era? È l'unico anno di Serie A che ho fatto, 92-93, Sampdoria-Pescara 1-1, gol per la Sampdoria dell'attuale commissario tecnico Mancini e per il Pescara di Massimiliano Allegri, su assist mio, diciamo, così tanto per... Marco di Giosaffatte, il mister, hai una domanda anche tu? Mila, oddio, una domanda più che altro, no, una provocazione, mi permetto di dare il tuo, sì, Antonio, che Marco, ciao, amici in comune. Buonasera, ciao Antonio, abbiamo toccato tanti aspetti anche importanti per i bambini, studio, sport, che sono i valori principali. Volevo chiedere a Antonio la situazione impianti di Pescara, se sa qualcosa, arrivano voci, se verranno fatte dei lavori di ristrutturazioni, mi dicevano Zanni che il comune molto probabilmente ha in mente di fare qualcosina, se sa qualcosa, vista anche la sua carriera, insomma, anche politica. In passato, però adesso non so se... Marco, io ti ringrazio, però la mia carriera politica si è interrotta nel 2014 e quindi poi sono uscito, insomma, dall'ambiente e onestamente bisognerebbe, immagino, rivolgere la domanda o al sindaco stesso o a un consigliere o all'assessore allo sport. Io onestamente sono temi che mi sono lontani, ecco, esatto, ma in questo momento. Trasformiamo la domanda: cosa auspichi invece per gli impianti di Pescara? C'è qualcosa che vorresti vedere in più o qualcosa migliorato? Allora, si può dire una nota secondo me importante, che un grande evento sportivo, che sono stati i Giochi del Mediterraneo del 2009, hanno consentito all'impiantistica pescarese di fare un enorme salto in avanti. Grazie a quell'evento in città, parliamo di calcio per esempio, si sono potuti fare i campi in erba sintetica dell'Antistadio, di Rancitelli, di Zanni, dei Gesuiti. Quindi, insomma, cosa voglio dire? Che il grande evento sportivo, se ben gestito, lascia al territorio un'impiantistica sportiva importante. E non parlo solo di calcio. Federica Chiavaroli, le scuole possono essere un aiuto per l'impiantistica
al comune, ecco, parlo nel caso di una scuola privata. Ma noi abbiamo un rapporto con il comune di Pescara, abbiamo una convenzione con loro e il comune ci consente di utilizzare gli impianti la mattina, perché bisognerebbe fare anche una riflessione su questo. Gli impianti sportivi la mattina sono vuoti perché non li utilizza nessuno, il pomeriggio non bastano. E allora noi con il nostro liceo Maior abbiamo anche lanciato questa provocazione. Noi insieme al Pescara Calcio portiamo i nostri ragazzi all'antistadio, al campo dell'antistadio che è attiguo alla nostra scuola, ad allenarsi di mattina con gli allenatori del Pescara Calcio durante le ore di lezione. E quindi questo ci consente di fargli utilizzare degli impianti che altrimenti gli sarebbero preclusi perché il pomeriggio sono affollatissimi, e di fare un lavoro anche sul loro sport, quindi sul loro sport di riferimento, di farlo anche durante le ore scolastiche. E questa secondo me è un'opportunità che si potrebbe valorizzare, perché gli impianti la mattina non sono utilizzati. Sì. E ultima domanda per Antonio Martorella, tu adesso sei titolare di un corso di... Professioni dello sport presso il liceo Maior. Ecco. Che cosa insegni ai ragazzi di tuo, al di là della materia, che cosa vuoi trasmettere loro? Se effettivamente hanno una... Allora, premesso che lavorare nel mondo dello sport non significa per forza fare l'atleta, affinché l'atleta possa fare la sua gara... Dietro una gara c'è un mondo che si muove, fatto di tante professionalità, quindi lavorare nello sport non significa solo fare gli atleti. In questo caso, nel mio corso, sto ospitando testimonianze dirette di chi fa questo altro mestiere che non l'atleta. Quindi abbiamo avuto Luca Leone, il direttore sportivo della Ternana, a cui facciamo i complimenti per la promozione, esatto. Poi un vice allenatore di un top club, che è Francesco Tomei, che è stato vice allenatore della Roma di Eusebio Di Francesco, e abbiamo ospitato un agente di calciatore, un procuratore sportivo che è Alessandro Alberti, perché poi adesso io parlo di calcio, ma insomma si può estendere a tutti gli sport. Alla fine, per rimanere nel tuo sport, un atleta ha tre possibilità nel calcio, per esempio: fare l'allenatore, quindi uomo di campo, o due ruoli da scrivania. Uno come dipendente, e quindi il direttore sportivo, e uno come libero professionista, e quindi l'agente dei calciatori. Ai ragazzi stiamo cercando di trasferire il percorso umano e professionale di chi ce l'ha fatta. Posso aggiungere una cosa? Prego. Noi abbiamo avuto al liceo Maior una testimonianza molto importante per i nostri studenti di Manuel Estiarte, che è stato un campionissimo nel suo sport, la pallanuoto, che adesso lavora in un altro sport che è il calcio. E al quale auguriamo, perché noi siamo tifiamo per tutto quello che viene da Pescara, quindi adesso gli auguriamo anche di vincere la Champions League. Lui ci ha detto che il Manchester, che è la sua squadra, ha un palazzo nel quale ci sono professioni che non ci aspetteremmo, e lui ha invitato i giovani. Noi abbiamo un liceo delle scienze umane con un progetto sportivo, un programma sportivo molto importante, ha invitato i giovani a crederci che possono lavorare nello sport. Lui per esempio ci ha detto: abbiamo giovani che sono esperti di professioni che riguardano i social, le immagini, oppure le statistiche, perché lui dice che un allenatore può chiedere per esempio di vedere tutti i gol di testa che ha realizzato un tal giocatore che gli interessa, oppure di vedere quali sono i giocatori che fanno i gol di testa meglio di tutti gli altri. E quindi loro hanno quelli che selezionano le immagini, quindi devono saper utilizzare i programmi con i quali si gestiscono le immagini, quelli che fanno le statistiche, quindi devono aver studiato statistica. Insomma, ci ha detto Estiarte che attorno al mondo dello sport si stanno sviluppando anche tutta una serie di professioni nuove. E quindi ha invitato i ragazzi a crederci e a studiare. È chiaro, il Manchester è un esempio diciamo del top che esiste, però chiaramente bisogna puntare in alto anche
per chi vuole fare professioni all'atere e non l'atleta, e quindi ha detto che ci sono grandi possibilità. Quindi questa è una cosa che a noi ha fatto molto piacere, e ha fatto piacere anche ai nostri studenti, e devo dire che abbiamo ricevuto anche in dono una maglia al liceo Maior dell'atleta che lui ritiene in questo momento molto rappresentativo, che si chiama Foden. Ha chiesto il nostro studente. Perché un nostro studente gli ha chiesto di questo giovane calciatore che ha solo 20 anni ed è già un campione importantissimo, e Stiarte ci ha mandato questa maglia. Quindi io auguro a tutti i ragazzi che ci seguono di diventare come questo ragazzo che a 20 anni è già un campione affermatissimo e proviene da una vita molto difficile. Ecco perché Stiarte ce lo ha raccontato e ci ha mandato la sua maglietta. Che poi, se vogliamo, Mila, scusa, alla fine anche tu come giornalista sportivo lavori nel mondo dello sport in qualche maniera, all'Atere, sì, come diceva Federica, quindi ti invito ufficialmente a portare la tua testimonianza all'interno del corso. Ti ringrazio, volentieri arrivo tra le cariatidi dello sport, perché sono tanti anni che faccio questo lavoro, ma vengo volentieri, grazie, grazie dell'invito, grazie. Io saluto Antonio Martorella, saluto Federica Chiavaroli, e adesso vediamo un servizio che riguarda i nostri Pulcini 2011, perché li vediamo al lavoro in campo, e di nuovo grazie, buon lavoro con lo sport e la scuola, e ci ritroviamo subito dopo degli studi di Rete 8 con in collegamento Fabrizio Alastra e Pulcini 2011. A tra poco. Ciao a tutti, io sono Leonardo Basile e ho 10 anni e gioco al Pescara Calcio da un anno. Ciao Nicola Salvatore, ho 10 anni e gioco al Pescara da quando avevo 4 anni. Sei stato tu a scegliere il Pescara? All'inizio no, perché mio padre mi portava sempre a fare gli open day, e quindi dopo mi hanno chiamato, cioè 2 anni mi avevano chiamato, quindi ho deciso di provare di fare nuove amicizie e di giocare in una squadra che è molto forte e che ha mister molto intelligenti che rispettano sempre tutte le regole. Allora, appena arriviamo appoggiamo tutta la nostra roba e poi, visto che dobbiamo aspettare un po', facciamo un po' di torelli, queste cose qua, per riscaldarci. Purtroppo adesso non potete fare ancora la partita con i contrasti, però arriverà, no? Sì. Ti sei emozionato la prima volta che l'hai indossata? Sì, ero emozionatissimo perché avevo provato una nuova sensazione, perché non l'avevo mai provata prima. Ah, bello questo! E quindi non riesci a descriverla questa sensazione? No, perché è una sensazione bellissima, straordinaria, quindi non so ancora come decifrarla. Il mister Marco è il mister che ho avuto da tanto tempo e probabilmente ha scelto me di venire qua e anche altri due miei amici, perché si è affezionato un po' a noi e quindi ci ha convocati qui con quest'altro gruppo. E che dico, che mi piace anche questo gruppo. Hai un tuo campione particolare al quale ti ispiri? Sì, molto Totti. Totti? Pure se sono dell'Inter, però. Ah, sei dell'Inter, ti piace? Vabbè, ma Totti va oltre la maglia della Roma. Sì. Quindi tu giocheresti come lui, solo in una squadra per tutta la vita? Ci proverò. Tu da grande vorrai proprio fare il calciatore? Se è possibile, sì. Se non dovesse essere possibile, hai un'alternativa? Sì, farò il lavoro di mio padre. E che lavoro fa tuo padre? Mio padre fa il corriere. Ah, fa il corriere. Quindi sei sempre in viaggio comunque? Sì, proverò a fare il massimo. Darò sempre il meglio. Mai mollare? Sì. Ok, grazie. E niente. E dopo questo servizio così spumeggiante realizzato da Luca Tesaeo, io mi complimento con voi ragazzi per la vostra simpatia e la vostra bravura davanti alla telecamera, e diamo il benvenuto a Fabrizio Alastra, portiere del Pescara. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi.
Piacere mio, piacere nostro Fabrizio, tu tra poco sarai sottoposto al fuoco di fila di domande dei nostri cuccioli. La prima che io ti chiedo è, alla loro età, loro sono del 2011, quindi hanno circa 10 anni, tu che sei un prodotto del Palermo, se non sbaglio, che cosa facevi a 11 anni? Sì, a metà tra Palermo e Trapani. A quell'età ero ancora a Trapani, facevo il settore giovani dell'A, insomma niente, quindi muovevo comunque i primi passi calcistici nella squadra della mia città. Ma eri già un portiere? Sì, a 11 anni sì, io ho iniziato da attaccante come quasi tutti i ragazzini, insomma poi pian piano sono iniziato a scendere, ho fatto prima il difensore e poi un giorno mi sono messo in porta, così casualmente da quel momento in poi... Insomma, non ne sono uscito più. La tua stagione nel Pescara, da spettatore, come l'hai vissuta? Sì, vabbè, assolutamente. Quando chiama il Pescara, insomma, si sa che davanti c'è un grande portiere come Vincenzo e che quindi lo spazio è molto ridotto, se addirittura assente, comunque come è successo quest'anno che ho giocato solo in Coppa Italia. È stata una stagione... travagliata e difficile, insomma, anche se non ho giocato, perché comunque la si vive al 100% sotto tutti i punti di vista, e quindi è stata una stagione comunque difficile. Premettiamo che questa registrazione con Fabrizio Alastra avviene prima della gara dei biancoazzurri con la Cremonese, quindi non facciamo commenti sull'evoluzione del campionato, ci soffermiamo sulla figura di Fabrizio, su come un calciatore cresce con le domande nei nostri cuccioli. Tra poco ci sarà anche la storia del nostro ospite raccontata da Massimo Profeta, che sta per collegarsi, e io inizierei proprio con le domande dei nostri ragazzi, dei nostri pulcini 2011. Carlo Andreoli, la tua domanda per Alastra. Allora, io volevo chiedere come ti trovi qui a Pescara? Innanzitutto ciao Carlo. Allora, questo è il secondo anno praticamente che sono qua a Pescara, perché la scorsa stagione sono arrivato a gennaio, e visto che comunque è una città di mare è come se fossi a casa. Sia l'anno scorso che quest'anno comunque nello spogliatoio e con il gruppo squadra mi sono trovato benissimo. Leonardo Basile. A quanti anni hai toccato la palla? Hai cominciato a giocare a calcio? Ciao, allora, se non ricordo male, già a 4 anni ho iniziato a giocare, insomma, i miei genitori mi hanno portato a scuola calcio già a 4 anni e da lì in poi non ho più smesso. Vorrei sapere chi sono i portieri di questa squadra, mister? Buonasera Fabrizio, buonasera. I portieri sono Carlo Andreoli e Alessio Terrenzio, sì, e Samuele di Pietrantonio. Ok, allora vediamo, Carlo, perché hai scelto di fare il portiere? Lo hai voluto tu oppure ti è stato consigliato dal mister? Allora, sinceramente io non ho iniziato a fare scuola portieri già da 6 anni, perché sinceramente io tipo Milan e anche Pescara ovviamente tutta la vita, e ho visto Donnarumma e mi sono subito appassionato. Ah, ecco, spirito di emulazione di Donnarumma. Samuele, la stessa domanda a te. Io invece, perché mio padre già faceva il portiere e ho ripreso da lui. Ah, quindi figlio d'arte. E invece Alessio? Io invece mi piaceva fare, cioè prima, mi piaceva fare attaccante, no? Solo che nell'ex squadra 2010 il portiere non poteva venire. Non poteva venire alle partite e agli allenamenti. Quindi il mister, che era anche il presidente, mi ha detto se potevo giocare al posto tuo. E
e quindi ho fatto la prima partita da portiere e poi sono rimasto. Andiamo avanti con le domande per Fabrizio Alastra. Leonardo, buon incontro. Eccomi, a quanti anni hai esordito? Ciao, allora ho esordito in Serie A col Palermo a 18 anni, li avevo compiuti da 2 mesi, perché faccio gli anni ad ottobre, a febbraio poi ho fatto l'esordio in Serie A. Che emozione hai provato durante quando hai esordito? È stata un'emozione unica, poi è completamente inaspettata, perché ero in panchina, Sorrentino, l'allora portiere del Palermo, si fece male e quindi da un momento all'altro mi è stato detto di dover entrare ed ero emozionatissimo. Angel Delgado. Ciao, ne ci sono. A me basta solo fargli una domanda. Ogni giorno, come sapete, i bambini stanno a casa. Quali consigli gli dai invece di stare sempre dentro a casa a giocare alla play, ai videogiochi? Quali consigli gli daresti per invece di stare a casa a giocare e giocare più a calcio o altri sport, per esempio? Che domanda certo. Da adulto che hai fatto. Questa sì, è una domanda veramente da adulto. La situazione sappiamo che comunque è difficile, che per ora si può fare veramente poco. L'unica cosa che si può fare quando si può uscire è comunque andare veramente a divertirsi, magari al parco, insomma questo. Poi magari per chi gioca a calcio come noi, l'unica cosa che non bisogna fare è perdere l'obiettivo, e quindi magari anche se non ci si può allenare, anche guardare i video, queste cose qua delle partite di calcio può essere un grande allenamento. Bene, grazie, andiamo avanti con le domande. Andrea De Renzis. Qual è la caratteristica più importante per diventare professionista? Sicuramente devi avere una grande forza mentale e una grande forza di volontà, perché comunque il percorso è difficile, davanti ci saranno tantissime difficoltà e quindi non bisogna mai mollare, e quindi bisogna essere abbastanza forti mentalmente. E diamo il benvenuto a Massimo Profeta. Ciao Massimo. Ciao Mila. Allora, noi abbiamo già iniziato a conversare con Fabrizio Alastra e i Pulcini 2011, adesso tocca a te raccontarci sì. La storia di questo calciatore. Fabrizio Alastra è nato il 1 ottobre 1997, deve ancora compiere 24 anni, ad Erice, provincia di Trapani, tra l'altro la stessa località in cui è nato, se non vado errato, Tumminello, mi potrei sbagliare ma credo di no, provincia di Trapani. Esatto. Sì, infatti. 2013-2014 lui comincia nel Palermo, 16 anni, l'esordio in primavera, allenatore Giovanni Bosi, che sarà una sorta di mentore, perché con lui esordirà anche in Serie A, tra poco ci arriveremo. A Crotone espulso il portiere Braccalenti, giocherà gli ultimi 23 minuti a 16 anni nel campionato primavera, non è affatto semplice, devo dire, e in quella squadra c'erano anche giocatori come Lagumina, Fiordilino, Peterman, l'ho voluto citare perché Peterman ha avuto un trascorso anche nel Teramo qualche stagione fa, in totale 17 partite più 6 del torneo di Viareggio, dove il Palermo viene eliminato in semifinale dall'Anderlecht, credo ai calci di rigore, correggimi se sbaglio Fabrizio. Tu sei stato assolutamente giusto. Che è una vetrina per i più giovani. 2014-2015, titolarissimo nella primavera, 28 presenze tra campionato, torneo di Viareggio e Coppa Primavera, compagno di squadra, tra l'altro vorrei ricordare anche Di Acquadro, che ha trascorsi in Abruzzo, ha giocato nel Pineto, quest'anno nel Notaresco da un mesetto, giù di lì, perché aveva cominciato nel Taranto. 2015-2016, questa è una stagione che Fabrizio Alastra ricorderà
a lungo, direi per sempre. Intanto una presenza del campionato primavera contro il Napoli la prima giornata, poi subito la prima squadra. Prima squadra, Fabrizio ha 18 anni, è giovanissimo, il Palermo milita in Serie A. La Serie A c'è entrata nel 2014 da Iachini in panchina, una miriade di allenatori, li voglio citare perché davvero il vulcanico presidente Zamparini secondo me si superò in quella stagione: Iachini, Ballardini, Viviani, Bosi, Giovanni Tedesco, Bosi, Iachini, Novellino, Ballardini nelle ultime sei, dunque il ritorno di Ballardini, ex allenatore anche del Pescara, e salvezza nel massimo campionato, sedicesimo posto per il club rosanero. Ecco, arriviamo alla, diciamo, al ricordo più importante, con Bosi in panchina il 14 febbraio 2016, Palermo-Torino 1-3, sostituisce Sorrentino infortunato dopo una trentina di minuti, il Torino è in vantaggio per 2-1, ma aveva sbloccato il punteggio Alberto Gilardino. Doppietta di Immobile, autogol di Gonzales, però abbiamo delle immagini e mi rivolgo ad Andrea perché sono andato a rivedere, tra l'altro ci sono due parate importanti, io le vorrei far rivedere, le vorrei far vedere anche a Fabrizio Lasta, insomma questo è un ricordo bello, perché dice no a Benassi con un sinistro, si era presentato all'interno dei 16 metri Benassi, grande parata, e poi soprattutto su Ciro Immobile, Ciro Immobile che poi lo castigherà nel finale della partita. Quindi credo, insomma, due parate importanti, si è messo in evidenza, aveva soltanto 18 anni. La settimana successiva gioca titolare, l'esordio dal primo minuto all'Olimpico di Roma, Roma-Palermo 5-0, purtroppo 5 gol, doppietta di Dzeko, doppietta di Salah e gol di Keita, insomma era una Roma importante quella. Ecco, vediamo proprio le immagini delle due parate, questa è la parata su Immobile, mi pare, sì, proprio su Immobile, una grande uscita, insomma, grande personalità, davvero una sorpresa in quella partita, soltanto 18 anni. Eccola qui di nuovo la parata su Immobile, in precedenza c'era stato l'intervento decisivo su Benassi. Nel 2016-2017 comincia a girare, insomma, un po' di apprendistato se vogliamo, Matera in Serie C, esordio a Messina, l'allenatore Gaetano Auteri il 6 novembre 2016, 10 presenze nella terza serie, a gennaio il trasferimento a Benevento che farà una cavalcata importante con Baroni in panchina, purtroppo non esordirà Fabrizio Alastra, però insomma c'è la promozione in Serie A targata Baroni, già ex allenatore del Pescara, in quel Benevento si mise in luce Ceravolo con 20 gol. Nel 2017-2018 scende ancora in C a Prato, 25 presenze, Coppa Italia compresa, dunque un campionato da titolare. Nel 2018-2019 torna a Palermo in B, tre allenatori, prima Tedino, poi Stellone e poi conclude la stagione Delio Rossi. Nessuna presenza. Quel Palermo sarà poi escluso dal campionato, a ottobre di quell'anno ci sarà addirittura la sentenza di fallimento. Nel 2019-2020 lo ingaggia il Parma, a fine gennaio, quindi nella finestra invernale, il prestito al Pescara, prima le Grottaglie e poi Sottil, quest'anno di nuovo in prestito, una sola presenza in Coppa Italia, ovvero il 28 ottobre del 2020, quindi lo scorso 28 ottobre, Parma-Pescara 3-1, allenatore Massimo Oddo. C'è anche una presenza in nazionale, esordio con l'Under 20 di Guidi, attuale allenatore, se non vado errato, della Casertana, che comunque si è qualificata ai playoff nel campionato di Serie C il 25 aprile 2018, 3-0 contro la Croazia. Insomma, adesso è il momento di giocare, Fabrizio, Sì, adesso sì, diciamo che insomma gli infortuni mi hanno un po' frenato, vedi l'anno, magari il primo anno a Matera dopo l'esordio che doveva essere l'anno dell'esplosione completa, e a inizio stagione mi sono rotto il ginocchio e poi una volta recuperato ho giocato quelle 10 partite, poi sono andato a Benevento dove davanti a me avevo Cragno e quindi insomma era difficile togliere il posto e lo sapevo. Poi c'è stato l'anno a Prato che è andato abbastanza bene, al di là purtroppo della retrocessione della squadra, però dal punto di vista personale posso ritenermi abbastanza soddisfatto. L'anno dopo a Palermo, che doveva essere di nuovo l'anno dell'esplosione, mi sono rotto la spalla davanti a me, poi comunque avevo Brignoli, quindi un altro grande portiere, quindi sarebbe stato comunque difficile giocare.
l'anno scorso a Parma non lo considero nemmeno, perché comunque era un livello altissimo, visto pure l'andamento della squadra. E poi a Pescara c'è Vincenzo, che comunque, insomma, quando chiama il Pescara, l'ho detto prima, si sa già il ruolo che uno deve svolgere, con la speranza di farsi trovare pronto. Se però tu sei il futuro, lo possiamo dire, tu potresti essere il futuro del Pescara. Guarda, io so che Vincenzo qua, insomma, è una bandiera, e spero un giorno di poter ripercorrere, insomma, quanto fatto di buono da lui. Quindi, insomma, sarei felicissimo io di restare qua, perché l'ho detto anche prima una domanda che mi ha fatto un ragazzo, qua mi trovo benissimo, è come se fossi a casa ormai qua. Oh, tra l'altro, prima di restituirti la linea, Mila, io mi sono dimenticato, a Palermo, quando hai esordito in quella squadra, in Serie A, in quella squadra c'era anche Gaston Brugman, che noi conosciamo benissimo. Sì, assolutamente. Poi l'anno scorso ci siamo ritrovati insieme a Parma, e quindi è stato bello rincontrarci ed essere di nuovo compagni di squadra. Quindi Alastra ama Pescara e sarebbe pronto a rimanere. Allora, adesso continuiamo con le domande. Lorenzo di Baldassarro. Eccomi. Ciao. Ciao. Volevo chiedere, qual è stato l'attaccante che ti ha messo di più in difficoltà? Allora, in partita, vabbè, quando ho fatto l'esordio, comunque in attacco nel Torino c'erano Immobile, Belotti, anche così con la Roma c'era Salah, Zeko, insomma, ho avuto la fortuna di affrontare grandi attaccanti, però posso dire che ho avuto la fortuna a Palermo di allenarmi con Dybala, e penso che il più difficile, insomma, con cui ho avuto a che fare sia stato lui. Samuele di Pietrantonio. Era il suo portiere preferito quando era bambino? Ciao. Uh-huh. Allora, è stato Iker Casillas ai tempi del Real Madrid. Infatti, insomma, ho iniziato a fare il portiere grazie a lui. Praticamente, perché un giorno, così per caso, vidi una partita del Real Madrid di campionato, fece una parata pazzesca in un Real Madrid-Siviglia, e insomma da lì in poi ho iniziato a fare il portiere grazie a lui, quindi Casillas. Andiamo avanti, altra domanda da Lorenzo Durante. Ciao, la mia domanda è, perché hai scelto il ruolo del portiere? L'ho detto adesso, è stata una parata incredibile di Casillas che mi ha fatto innamorare del ruolo. Da quel momento in poi, da quando vidi quella partita, insomma, iniziai a fare il portiere e non uscii più dalla porta. Ancora domanda da Samuel Isaac Govantes. Come ti sei sentito quando hai fatto la tua prima parata e hai fatto vincere la tua squadra? Sicuramente è un'emozione bellissima. Poi ricordo comunque la prima parata all'esordio, quando ho sentito proprio il boato dello stadio. Insomma, a pensarci ora mi viene ancora la pelle d'oca, e quindi è stata un'emozione pazzesca. Lorenzo Doardi. Intanto buonasera a tutti. Ciao Lorenzo. Ma visto che all'inizio delle domande hai detto che ti sei trovato molto bene con i tuoi compagni del Pescara in spogliatoio, con quale compagno vai più d'accordo? Vado d'accordo con tutti, in particolare con Vincenzo Fiorillo, che non dico papà, che come se fosse mio padre, perché altrimenti si offende che gli do del vecchio, però è come un fratello, dai. Sia con Vincenzo, con Nicolò Radaelli, l'altro portiere, e poi con Masciangelo, sono quelli con cui ho legato di più. Che cosa ammiri di più del capitano del Pescara, Fabrizio? Guarda, è una persona unica, fantastica, umilissima. La cosa che più ammiro comunque è la sua serenità anche nei momenti più difficili. Comunque lui riesce a rimanere sempre lucido e tranquillo. Massimo, su Fiorillo, è uno dei punti cardine del Pescara, anche quest'anno l'ha confermato.
Intanto primatista di presenze come portiere, nel ruolo di portiere nella storia del Pescara, quindi mi pare che insomma questo dica tutto, è una bandiera, è diventata una bandiera, sulla sua serietà non ci sono dubbi, il ritratto di Fabrizio è impeccabile, è ineccepibile, è un portiere di grande affidabilità, secondo me quest'anno purtroppo le cose sono andate male, ma insomma questo ragazzo è da 7 anni a Pescara, è anche rifiutato offerte allettanti sul piano economico per migliorare la sua posizione sotto tutti i profili, ha scelto di rimanere a Pescara. Questo dice tutto. Ah sì. Nicolas Salvatore, la tua domanda. Eccomi, innanzitutto buon pomeriggio. E poi quanti rigori hai parato in tutta la tua carriera? Da professionista ne ho parati 2, entrambi a Prato, quindi in Serie C. Alessandro Russo? Hai tanti amici che ti vengono a vedere allo stadio? Purtroppo da quando sono arrivato di partite con i tifosi allo stadio ce ne sono state poche. Avevo già comunque un paio di amici di Pescara e tifosi del Pescara che conoscevo da tempo e quindi comunque loro sicuramente saranno allo stadio quando si potrà ritornare negli stadi, e spero il più presto possibile. Tu come vedi la possibilità di ritorno di pubblico allo stadio? Secondo te con il distanziamento si può stare tranquilli oppure pensi che si debba aspettare ancora? No, io penso che lo stadio con le giuste precauzioni sia forse uno dei posti più sicuri, mettiamola così, comunque hanno una grandissima capienza la maggior parte degli stadi, col giusto distanziamento, quindi penso che si possa ritornare quanto prima sugli spalti. Stefano Sarchese, la tua domanda. Qual è la qualità più importante per essere un buon calciatore? Allora, innanzitutto ciao. Allora, ho detto prima, devi avere una grande forza mentale, quindi secondo me è quella principalmente la grande capacità e la grande forza che deve avere un calciatore, soprattutto a grandi livelli dove le pressioni sono davvero tante e quindi bisogna essere bravi a gestire queste pressioni. Per ultima domanda da Alessio Terrenzio. Innanzitutto buonasera. Ciao. Anche io sono il quartiere, tu consigli i guanti con le secche o senza? Ciao Alessio. Allora, io personalmente uso i guanti senza stecche e anche la maggior parte, gran parte dei portieri ormai usano tutti i guanti senza stecche. Se magari durante gli allenamenti hai avuto dei problemi alle mani, allora in quel caso ti consiglio magari per un breve periodo, finché non guariscono le mani, i guanti con le stecche che magari hanno una maggiore protezione per le dita. Interessante. Ok, grazie. Questo consiglio al nostro cucciolo. Daniele Zaccagnini, la tua domanda. Buonasera. Ciao. Con quale squadra hai giocato la tua partita migliore? Mi viene da dire l'esordio in Serie A col Palermo contro il Torino, poi anche insomma ricordo bene una partita che feci col Prato contro il Livorno alla seconda giornata di Serie C, che lì feci una grande partita, insomma, quindi sono queste le due partite che ricordo dove ho fatto delle grandi prestazioni. I Pulcini 2011 hanno concluso le loro domande, se il mister o il dirigente accompagnatore vogliono intervenire per commentare o fare domande a Fabrizio Alastra, possono farlo. Beh, la mia più che altro è una curiosità, a quale età hai capito Fabrizio che potevi diventare professionista e quale secondo te è la categoria del settore giovanile più importante? Ciao mister, è un piacere di conoscerti. Allora, io ho avuto la fortuna a 14 anni, quando ero a Travani, di allenarmi già in prima squadra. Quindi lì ho iniziato un po' a vedere il calcio in maniera diversa e comunque ho iniziato a pensare che quello era quello che volevo fare a tutti i costi da grande. E visto anche comunque i consigli e come mi parlavano i calciatori,
ho pensato realmente di potercela fare. Per quanto riguarda invece la categoria del settore giovanile, secondo me la più importante penso sia la primavera, che è quella che ti deve proprio preparare sotto tutti i punti di vista poi per fare il grande passo per la prima squadra. Il dirigente Di Giorgio vuole aggiungere buonasera, qualcosa? Buonasera innanzitutto Fabrizio. Ciao. Ciao, volevo chiedere qual è l'allenatore dei Pieri al quale sei più legato, che pensi ti abbia di più nella tua carriera? Hai detto allenatore portieri, perché a un certo punto Claudio è andato via. Sì, allenatore dei portieri. Oddio, in questo momento fare nomi è brutto. Ringrazio tutti perché penso che ogni allenatore dei portieri che ho avuto mi ha lasciato qualcosa, e il portiere che sono oggi è grazie a loro. Faccio un nome tra tutti che è quello di Vincenzo Sicignano, perché l'ho avuto dalla primavera del Palermo alla prima squadra del Palermo, e quindi con lui ho fatto il percorso di crescita più grande, e quindi mi viene da dire il suo nome. Massimo Profeta, noi dicevamo prima, anzi tu dicevi prima, Alastra può essere il futuro del Pescara. Perché sei convinto di questo? Sono convinto perché, anche se non l'abbiamo visto mai all'opera, se non nella partita di Coppa Italia, ne parlano tutti bene, tutti gli addetti ai lavori, e del resto lo dice anche la sua carriera, cioè esordire a 18 anni in Serie A, giocare la prima partita a 16 anni nel campionato primavera. Insomma, mi pare che il suo trascorso tra i giovani sia stato di un livello importante, di un livello alto. Poi ci sono stati tanti infortuni, tante problematiche che ha raccontato lo stesso Fabrizio. È giovane perché è solo un 97, deve compiere ancora 24 anni. Secondo me ha tutto per rappresentare in quel ruolo il futuro del Pescara. Poi chiaramente vedremo che ne sarà di Fiorillo, quello che succederà, però secondo me adesso i tempi sono maturi affinché giochi, perché questo ragazzo adesso deve solo giocare. Insomma, troppo tempo ai margini non è giusto, ecco, non è giusto perché ha grandi qualità. Adesso noi andiamo a trovare la primavera del Pescara al Poggio degli Ulivi insieme a Francesco Paolo Salviani, ascolteremo mister Iervese e il centrocampista Caliò, e poi ci ritroviamo in studio per i saluti. Il servizio. Solo tu sai superarmi. Se si parla di confini. Se si parla. Questa primavera, insomma, al di là di tutto, vuole continuare a sognare. Sì, sì, assolutamente. Come hai detto tu, è stata una partita molto, molto difficile, ma giocata e interpretata dai miei ragazzi molto bene. Il destino mi osserva stavolta, no, non posso fermarmi. È una vittoria meritata sicuramente, è una vittoria che ci permetterà di continuare a sognare, perché noi vogliamo continuare a sognare, non vogliamo pensare a regolamento, classifica, eccetera. Il nostro è un, come abbiamo detto, un sogno, e non sarà sicuramente il regolamento a toglierci l'ambizione di sognare di poter vincere questo campionato. Come una luce che si accende e il mondo mi guarda. In ogni stadio c'è una storia, il timore, l'amore. Sto andando bene ogni giorno, sto cercando di migliorare le lacune. E il mister e lo staff altrettanto mi stanno aiutando. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade. Ci crediamo tanto, siamo una squadra forte, siamo uniti, quindi ci crederemo fino alla fine. A voce piena, in ogni stadio c'è una storia. Avere la possibilità di poter far esordire poi nella propria squadra e nella massima serie i nostri ragazzi significa che questo settore giovanile lavora bene, è organizzato, ed è un obiettivo che a noi, diciamo, è un obiettivo primario per la società. E dobbiamo lavorare in primis per questo obiettivo, poi arriverà sicuramente il discorso classifica, perché è giusto che in primavera si debba avere l'ambizione di poter aspirare a qualcosa di più importante, e loro stanno facendo questo, quindi ecco, un merito grandissimo va a tutto lo staff nostro, il comparto del settore giovanile e ai ragazzi, perché veramente
si allenano come devono. Lo stadio. Ultimi scampoli di Ricuccioli e Campioni, mister Di Giosaffatte, come finirà la vostra stagione che, ricordiamo, non ha previsto un campionato quest'anno? Mira, la stagione terminerà bene perché siamo praticamente tornati finalmente in zona gialla, quindi riusciamo comunque a fare le partite. Ovviamente per quanto riguarda il discorso della categoria non si parla di un vero e proprio campionato, quindi inizialmente stiamo facendo delle amichevoli interne con altri gruppi sempre del Pescara, e già dalla settimana prossima riusciremo comunque a confrontarci anche con altre squadre. Ed è una piccola conquista, vista purtroppo l'andamento dell'annata casa Covid, che non siamo comunque riusciti a fare appunto le partite che mancano tanto. Sì. Quindi comunque la stagione molto probabilmente terminerà tutta giugno, mentre negli anni passati coincideva con la chiusura delle scuole, quindi c'è questa finestra di partite dove i bambini non vedono l'ora di confrontarsi sicuramente poi con le altre squadre. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti voi. Fabrizio, Alastra, quale vorresti fosse l'augurio che ti facessimo per il tuo futuro? Di sicuro spero che con gli infortuni io abbia finito e insomma spero comunque di vederci un giorno tutti insieme allo stadio quanto prima possibile, quindi spero questo. E noi te lo auguriamo di cuore, in bocca al lupo. Massimo, secondo te quale sarà la reazione di Fabrizio quando potrà tornare in campo a giocare, la reazione a questo anno di quasi inattività? Beh, io credo che sarebbe contentissimo, no? Cioè, Fabrizio Lastra, ripeto, secondo me potrebbe essere il patrimonio del futuro del Pescara. Io non so, io credo che tu sia ancora di proprietà del Parma, o mi sbaglio, Fabrizio? Sì, sono ancora del Parma. Del Parma, secondo me può essere la base, ripeto, ma non per piaggeria, da cui ripartire. A prescindere da quello che deciderà Fiorillo, insomma, Fiorillo ha 31 anni, potrebbe anche pensare di cambiare aria, cioè non sappiamo quello che, anche se Fiorillo, insomma, ormai per Fiorillo Pescara è la sua città d'adozione, no? L'ho sempre detto. Però sai, dopo 7 campionati Mila, magari anche, non so, si può anche pensare di cambiare aria, di pensare di fare un'altra esperienza, ecco, quindi tutto ci può stare. Alastra però se rimane deve giocare, mi pare chiaro questo concetto, altrimenti che resta a fare? Certo, allora il nostro tempo a disposizione è scaduto, noi ringraziamo tutti voi per essere stati in nostra compagnia Cuccioli e Campioni, grazie a Fabrizio, Alastra, di nuovo in bocca al lupo per il tuo futuro, grazie a Massimo Profeta come sempre per le sue puntuali analisi e per i suoi puntuali racconti dei calciatori ospiti, grazie ai Pulcini 2011 con il mister Di Giosaffatte, con il dirigente accompagnatore Di Giorgio e con tutti i vostri meravigliosi mini calciatori. Un grazie anche a Federica Chiavaroli e Antonio Martorella che ci hanno accompagnati nella prima parte della nostra trasmissione, grazie a Max Mucciante della Peschiera Calcio, ad Angelo Londrillo, a Giuseppe Geria, grazie a Francesco Paolo Salviani, a Luca Teseo, dal CEO Tontoronati per la diretta web, grazie al nostro regista Andrea Di Fabio in regia insieme a Lino Lallone e naturalmente di nuovo grazie a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana a Cuccioli e Campioni, buonanotte.